Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Buongiorno, benvenuti alla live e grazie per l'hosting. Uno RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Salve a tutti, buongiorno e benvenuti. Grazie mille. Thank you, thank you, thank you. Fabrizio Dav2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Buongiorno a tutti. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Andiamo. Eccoci qua. New game. Check your mail for you. Ok, quindi eccoci qua nel nuovo studio. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Buongiorno, benvenuti a tutti. Grazie mille. Thank you very grazie. L'uscita è quella lì, ok. Quindi vediamo un po' di che cosa si tratta. C'è un'email. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie a tutti, buongiorno e benvenuti alla live di questa beta della Fabrizio Dav2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buongiorno e benvenuti. Questa è la versione beta di PC Building o PC Building. Allora, qui dice Replace PCU. Ok. Ok, perfetto. Quindi manca anche il sistema operativo in questo PC, perfetto. L'interfaccia sembrerebbe essere la stessa. Quindi, teoricamente, dovrebbe essere qualcosa di... molto simile alla versione precedente. Allora, vediamo un po'. Allora. Era 500 watt, se non ricordo, ma 550 watt. Vediamo un po'. Oh! Ha dato anche qualche chiavetta USB in più, perfetto. Cooler Master Bronze 550. Bronze 550. Eccola qui. Allora, andiamo, poi c'è un altro computer. Ah, qui bisogna assolutamente pulirlo.
Ecco qui. Quindi diciamo che al momento nel complesso il funzionamento resta lo stesso rispetto alla versione liscia, diciamo così. Allora, quindi qui ci chiede di installare software specifici. Cosa? Allora, un install datamine, un install cookbook. Quindi datamine eliminiamo. Allora, rimuoviamo cookbook. E dobbiamo installare quindi il PDF sellout e typo, quindi il PDF questo qui, poi sellout typo. Perfetto. Oh, bello. Sono cambiati i comandi ecco, anche 16 giga di RAM richiede. Bella l'interfaccia, molto più ben fatta. Voi cosa ne pensate? Per chi ha giocato già a questo gioco, notate anche voi la grafica particolare.
Quindi vediamo un po'. Viper 8 giga, ok, quindi still 8 giga. Giga. Grazie, è arrivato il corriere. Grazie Pasquale, buona giornata. Ah, V2 ho preso. Speriamo che almeno lo accetti. Oh, perfetto, accettato. La pendrive con il sistema operativo e vediamo un po' se parte. Yuppidu, parte. Yes. Delivery area. Delivery. Ottimo, si inizia a fare interessante. Ecco, abbiamo anche il tablet. Eccoli qua. Tasto destro e prende il case. Allora, run, clean it, ok, fix printer, ecco, allora, click user printer, i fogli ci sono,
Forse è il carrello che è bloccato. Vediamo un po'. Perfetto. Run clean it pro. Ok. Clean it pro. Hanno aggiunto anche il software per fare il mining. Scusate, ma c'è stato un inconveniente tecnico. Scusate, ma è il bello della diretta. Anche se vorrei che, insomma, non succedesse. Scusate ancora. Vi chiedo enormemente, scusate ancora. Vi chiedo enormemente, scusate ancora. Allora, perfetto. Qui, ok, abbiamo finito. Sell out e type io installed. Ok, quindi dobbiamo installare questi due software. Type sell out dov'è? Sellato, eccolo qua.
Perfetto. Vediamo un po' se c'è altro da fare. No. Aia. No, non ho letto bene. Aiaiai. Ecco, quando ci si distrae, mi accade quello. Allora. Virus scan. Ci siamo scordati. Mamma mia, quanti virus ci sono. Allora, un attimo soltanto.
Icargos ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow.
Ovviamente il PC non va mai trattato in questo modo. Staccare la RAM durante il funzionamento potrebbe danneggiarlo seriamente. Perfetto. Davvero tutta un'altra cosa. Allora, vediamo sul tablet. Cosa ci chiede? Allora. Ok, non chiede nient'altro, quindi questo possiamo portarlo qui, perfetto. Poi qui abbiamo bisogno di. Ok, quindi spegniamo il PC. Perfetto. Ok, perfetto. Questo è andato. Devo dire che mi piace molto di più questa versione. Un'altra cosa. Allora, perfetto. Bisogna rimuovere ottimo. Direi che tutta un'altra storia questa versione di PC Building o PC Building. Vediamo se chiede cose extra. Intanto incassiamo. Perfetto. 5 faccine sorridenti. Benissimo. Poi, questo che cosa dice? E qual è questo? Perfetto. Ok, rimane solo questo, quindi vediamo se richiede qualcosa in particolare. Allora, non richiede manutenzione aggiuntiva extra, quindi direi che possiamo anche. Andiamo avanti. Perfetto. Ottimo. Ah, manca un cavo. Ecco qua adesso. Ricordatevi di spegnere sempre il computer quando si fanno queste manovre. Mai farlo acceso, mai. Perché si rischia di perdere i dati. No. Aia. Ok, d'ora in poi toccherà fare sempre la scansione con l'antivirus.
3200, perfetto. 3200, 16 giga, eccolo qua. Vediamo l'altro di cosa ha bisogno. Team Group, Vulcan, ok. Da 1 terabyte. Eccolo qua. Bella la, bello la possibilità di usare il tablet per non mandare ogni volta. Sul PC, comodo, molto attuale. Ciao Pasquale, grazie, buona giornata. Spegniamo. Allora, qui installiamo la RAM. Eccolo qua. Controlliamo un po' il tablet. Allora, nel frattempo io direi di mettergli a fare la scansione dei virus. Nel dubbio. Allora. Allora, vediamo un po'. Scansione. Ok, qui è tutto a posto. Disinstalliamo. Gnagnam style. Allora, non c'è bisogno di riavviarlo perché ecco qua, questo è fatto. Ok, qui devo installare. Vediamo se possiamo installarlo da qualche altra parte. Ecco qua, perfetto. Allora.
Oh, meno male. Quindi da oggi in poi, in questa nuova versione del... Allora, vediamo un attimo sul tablet se c'era scritto qualcosa a proposito. Aia, Billinged, ok, visit location of, ah però, bello, bello. Ah, questo è il garage, perfetto, ok. Quindi, vediamo un po'. Vediamo un po' se siamo fortunati. Aia. Install cell out. Vabbè. Ah, ma questo... Ok, andiamo a... Ecco, ok, ora ho capito. Allora, vediamo di cosa ho bisogno, quindi format and restart OS. Come si fa? Forse è questo che è Erase. Erase, dov'è? Erase, ecco qua. Ah, bello! Ottimo! Molto interessante questo aggiornamento. Decisamente già molto più reale e più realistico. Perfetto. Format install. Meno male, dai. È felice, perfetto. Va bene, io direi che la live termina qui. Per gli amici che guardano il video su YouTube, nel link in descrizione trovate i miei canali social. Inoltre, nel link troverete anche scusate, nella descrizione troverete anche un link dove potrete trovare PC Building Simulator scontato.
Bene, come sempre io vi ringrazio e se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollicione in su, lasciate un commento e se vi va commentate, ditemi se devo portarlo un'altra volta. Grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao, ciao a you.